Inter-Roma 2-1, 1-2, giorno dopo l'Inter ormai è sulle ginocchia, deve fare qualcosa, l'Inter deve fare qualcosa per cambiare questo trend. È inutile continuare a aspettare Inzaghi, pensare che Inzaghi possa tirare qualche coniglio dal cilindro, non c'è né cilindro né coniglio, io non ce l'ho con le persone, non ce l'avrò, quando parlerò di Handanovic non ce l'ho con la persona. Handanovic è un professionista, sta tentando di fare il suo meglio, non ce l'ho con Inzaghi, è un professionista, sta tentando di dare il suo meglio, non ce l'ho con Marotta, è un professionista, sta tentando di dare il suo meglio. Ma se prendi tanti milioni, il tuo meglio deve essere prestazione al top, altrimenti non ha senso. Se io ti pago dei milioni e a quello della serie C, al portiere della serie B do molto meno, è perché mi aspetto una prestazione da serie A, una prestazione da Inter. Ma queste prestazioni per quanto riguarda il portiere non le vediamo più da tempo, anzi troppo tempo. E infatti si era preso Onana. Io non lo so chi crede in Onana, c'è qualcuno che crede in Onana? Non lo so, io non l'ho visto veramente parare, però l'aria che gira attorno, le prestazioni in Olanda non sono state delle migliori. Se abbiamo sbagliato a prendere portiere, ma si faccia parlare qualcun altro, perché il portiere è una cosa troppo importante. Cioè non è possibile che ogni volta che sbaglia un difensore tu non hai il portiere prende gol. Ma ha sbagliato il difensore, ci sei pure tu, ci devi essere pure tu, o no? Oh no, cioè qual è il senso di avere un portiere? Sei l'ultima difesa, se quest'ultima difesa praticamente è come non averla, allora è ovvio che dopo perdi le partite. Handanovic è chiaro che ha fatto il suo, è stato un professionista esemplare, una persona serissima, tutto quello che si vuole, però a un certo punto le prestazioni sono quelle che devono andare avanti. L'Inter paga per le prestazioni, non per la serietà, altrimenti prendi tante persone serie che non stanno giocando a pallone e dopo cosa fai? Arrivi ultimo. Cioè, le prestazioni di Handanovic non sono delle migliori. Andiamo a Inzaghi. Anche le prestazioni di Inzaghi da allenatore non sono delle migliori. Hai voglia di dire ovunque vada vinco? No, Gioia mia, ti abbiamo dato una squadra che era campione d'Italia. Cioè Inzaghi ha preso una squadra campione d'Italia e dopo questo ovunque vado, se ho letto e ho capito bene, ho sentito bene, ovunque vado, ma dove sei andato? Tu non hai la gavetta che ha fatto Conte. Conte aveva fatto una gavetta all'Arezzo, al Siena, all'Atalanta, eccetera eccetera. Gli allenatori fanno la gavetta, tu hai avuto la fortuna, anche la bravura di farti confermare alla Lazio, ma una squadra sola hai avuto, la Lazio. Perché all'Inter, non mi parlare della Coppa Italia dell'Inter, cioè la squadra campione d'Italia, vinci la Coppa Italia, non mi sembra che sia chissà quale grande cosa da mettere sul curriculum. Io la penso così. E dopo tutti i cambi, tutte queste scelte che ci lasciano perplessi partita dopo partita, partita dopo partita, dico di nuovo, professionalmente Inzaghi sta tentando di dare il suo meglio. Io non ce l'ho con la persona, non ce l'ho assolutamente con la persona, ma le prestazioni devono essere da Inter. Anche quando c'è Inter-Bayern, è una partita di Champions League, l'Inter deve mettere la squadra migliore. Non è che non deve mettere la squadra migliore perché tanto il Bayern è più forte. La sensazione è stata quella che io ho avuto e molti altri, secondo me, hanno avuto. Cioè, di dire, è buttata a mare una partita come Inter-Bayern, quante volte ti capita, stava andando a sbattere, quante volte ti capita di avere una partita Inter-Bayern in Champions League? E metti le seconde linee, non so che cosa, perché tanto la perdiamo. Non funziona così, non è da Inter. L'Inter in teoria, essendo fra le prime 10 e 12 squadre di pagamento di stipendi, credo, o comunque fra le prime 10 squadre in Europa sicuramente per storia, vittoria, deve giocare sempre per vincere. Questo deve essere nella mente dei giocatori dell'Inter e dell'ambiente Inter. Queste cose io non le ho viste e non le ho viste, fa male, fa veramente male, signori, fa veramente male. Purtroppo così è, io mi sento di dire, questo è quello che mi sento di dire di questa situazione. Marotta ha riempito l'Inter ultimamente di giocatori come Acerbi, 34 anni, e Mkhitaryan, che ha la sua età, e anche lo stesso Scialla, che non è a quell'età, però era stato tanto tempo al Milan, preso come parametro zero, i vari Vidal, Sanchez, Kolarov, è vero, dopo si dice l'ha sempre voluto l'allenatore, ho capito, ma tu sei quello che alla fine
decide, dice sì e dice no insieme a Zhang, e a Zhang quello dice va bene ogni volta, però io non voglio prendere questi giocatori che sono a fine carriera, lo stesso Zecco, che sono a fine carriera, professionisti seri, tutto quello che si vuole, ma il ragazzo giovane di 20 anni, 22 anni, 21 anni è lì che ti... e prendete Baraschelia. Baraschelia non si ferma mai, un giocatore giovane preso, no? Il Napoli non è andato a prendere giocatori sicuri che dopo non rendono, ti ha preso giocatori su cui scommettere, giocatori che hanno il fuoco vivo, gli altri sono giocatori che già la carriera l'hanno fatta, perché l'età e il tempo non te lo inventi, è una cosa, è quella, è piatto, quello è. E noi continuiamo, l'Inter ha continuato a mettere, a immettere questi giocatori di una certa età, e non è che è stato la miglior cosa da fare, secondo me. Non è stata la miglior cosa da fare. Quindi ci sono, non è stato, non è solo Inzaghi, non è solo Marotta, sono tutte cose insieme che portano a dire che quest'Inter non sta andando bene, non andrà bene, bisogna fare, bisogna dare davvero un colpo grosso grosso, ma grosso veramente. Quindi significa esonero di Inzaghi, significa di dire a certi giocatori, già mia, adesso ti pago lo stipendio, però non sei più il titolare e neanche il capitano, direi. Questo è quello che io mi aspetto che possa succedere e che debba succedere adesso, non aspettare che il Barcellona ci venga a far fare una brutta figura perché devi mettere ancora Gagliardini o altri giocatori su cui noi abbiamo aspettato, o lo stesso Correa, quante cose, quante volte abbiamo aspettato questi giocatori, e basta, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, dopo basta. Questo è quello che penso io, signori, ditemi cosa ne pensate voi, senza offendere nessuno, senza offesa, stiamo parlando di professionisti che stanno tentando di dare il loro massimo, ma dalla fine non è, io non ti pago la tua, il tuo dare il massimo, pago le prestazioni, come Inter, come Zhang, e queste prestazioni ci stanno dicendo che perdiamo una partita su due. Stiamo andando a fondo, a metà classifica, e non è così, e non può essere così, non si può continuare così. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti che sono arrivato, ciao ciao.